Beh, io ho un rapporto di lunga data con Medici Senza Frontiere, iniziato nel 98 con un viaggio, un'esperienza in Sudan che è stata uno dei momenti più intensi della mia vita. Io sono andato prima a Nairobi, dove mi hanno dato un minimo di addestramento, perché era un progetto che riguardava l'acqua e in mezzo alla guerra civile c'erano grossi problemi per il fatto che il popolo Dinka è stato spiazzato dalle sue terre, e in questi 40 anni quasi di guerra civile, che adesso poi si è spostato in Darfur, ma che in quel momento era più a sud, ha portato allo sradicamento di un intero popolo. E insomma, loro bevono, sono abituati a bere l'acqua delle paludi, che trovano buona e dolce, ma che contiene terribili malattie. Per cui io ero lì con una missione di Medici Senza Frontiere, che oltre a essere in un centro di nutrizione forzata, era forzata, cioè nutrizione, come dire, intensiva, no? Quelli dove si dà da mangiare ogni 2 ore ai bambini. Carità, era una forzatura buona per salvare loro la vita. E insieme a quella cosa c'era il progetto, appunto, di insegnare soprattutto alle levatrici, quindi diciamo alla società civile, agli stregoni, quindi agli sciamani, che di filtrare l'acqua e di bere l'acqua dei pozzi che loro trovano a mare. È stata un'esperienza straordinaria, poi di grande, in realtà di grande umiltà, perché ho visto che l'atteggiamento proprio, mi è piaciuto molto l'atteggiamento di Medici Senza Frontiere, anche per il rispetto culturale, per esempio. Senza cambiare, aiutare senza chiedere, quindi senza nemmeno. Beh, c'era una piccola, diciamo, una piccola cosa che sono le magliette, che erano la valuta con cui si pagavano i lavoratori locali, eccetera, erano magliette di le nostre t-shirt, insomma, che per loro valevano tantissimo. Quindi, però per esempio non potevamo ascoltare la nostra musica, perché se avessero sentito Michael Jackson non avrebbero più fatto la loro. Quindi quanto l'hai cambiato questa esperienza? Ma è cambiato, mi ha dato modo di pensare, perché io, se penso ai giorni in cui sono stato più vivo in vita mia, sono stati probabilmente i miei giorni in Africa proprio. Poi tutta l'esperienza. Tutta la sua produzione musicale è sempre stata associata anche a questo impegno? Sì, io all'inizio, diciamo negli anni 70, ero come tanti, uno che parlava di cambiare il mondo, e poi negli anni 80, nell'82 per l'esattezza, ho avuto una figlia down, e cambiare il mondo è diventato un'urgenza pratica e non più qualcosa di immediato, di immaginato e di utopico, ma qualcosa di assolutamente pratico e quotidiano. Questo mi ha aperto a tutta una realtà, che è quella della solidarietà, dell'incontro e del confronto con gli altri, e con quello che soprattutto con come dire, la diversità ti stimola a un ragionamento, anche la diversità culturale vada bene, anche la diversità di ideale, no? Ti stimola comunque a un confronto, a una valutazione delle tue posizioni, dei tuoi preconcetti, delle tue idee. Ci si rende conto che veramente l'atteggiamento più umile è quello di mettere il proprio sapere al servizio, senza chiedere di cambiare alcunché, se non alcune regole igieniche, tipo, ecco, che già però c'era chi diceva che noi semplicemente dando quei famosi bidoni gialli con il filtro di nylon stessimo intervenendo culturalmente su di loro. Credo che però risparmiarli dal verme di Medina sia un intervento culturale più che doveroso, ma la cosa che ho amato è proprio il rispetto assoluto per la cultura del luogo, che è, proprio perché è conservata magari diversa dalla nostra, quindi è una ricchezza assoluta proprio,
penso, uno dei pochi posti al mondo dove la valuta è ancora il sale e dove non conoscono appunto Michael Jackson, un miracolo. È e come no, se no siamo tutti. Va benissimo, ok. Grazie. Grazie mille.